Oggi è un momento importante, è un momento in cui stiamo lanciando un percorso insieme a AIFI per sostenere le start-up innovative sul nostro territorio. Questo percorso è nato a seguito di un'analisi che è stata fatta all'interno del percorso del nostro piano strategico e del Social Progress Index, da cui abbiamo evidenziato il fatto che il fermento imprenditoriale nel nostro territorio si sta un po' riducendo e soprattutto mancano imprese nuove, start-up innovative rispetto ad altri territori d'Italia. Abbiamo appunto intanto definito di aprire alle startup innovative la partecipazione a Confindustria Varese a titolo gratuito, perché una startup innovativa oggi può diventare un'azienda strutturata domani, e quindi questo mi sembra già un primo passo per andare ad incentivare i giovani a mettersi a lanciare e concretizzare le proprie idee imprenditoriali. E l'accordo con AIFI che abbiamo oggi il piacere di presentare qua va proprio in questa direzione. Noi abbiamo verificato che circa il 95% delle nuove startup innovative entro i primi 5 anni rischiano di chiudere, e questo per il 38%, la causa di questa cessazione è da imputare alla mancanza di fondi che le imprese nuove, le nuove startup non riescono a trovare. L'accordo con AIFI va esattamente in questa direzione, cercare di offrire ai giovani imprenditori delle formule di finanza alternative a quello che è il classico credito bancario, per cercare di supportarle tutti insieme. Siamo qui oggi dove? In Luke, e non è un caso, perché proprio qua di fronte nascerà MIL, che sarà appunto la cabina di regia del nostro piano strategico, quindi sede di Confindustria, la nostra università Luke Carlo Cattaneo, e in mezzo vorremmo creare anche tutta una serie di spazi da dedicare appunto ai giovani imprenditori che vogliono partire con le loro start-up e con le loro idee imprenditoriali.